FIDAPA e le nuove frontiere nel trattamento delle malattie cardiovascolari. Ci troviamo a Via del Fortino presso la sala conferenze e questa sera si terrà un evento molto importante in cui si metterà al centro la tematica della salute e in particolar modo la FIDAPA ospiterà uno dei giovani figli di Melito di cui noi siamo orgogliosi, ossia Vincenzo Tarzia, il cardiochirurgo che opera a Padova e che fa parte dell'equipe dell'eccezionale trapianto prima al mondo di un cuore artificiale in un ragazzo di 26 anni già trapiantato e che ha avuto un enorme successo. Grazie a tutti, innanzitutto un sentito ringraziamento appunto alla FIDAPA, al Presidente, la dottoressa Careri per l'invito che è sicuramente molto gradito, un ringraziamento sentito a tutta la gente che è accorsa, vedo numerosa, che mi riempie di orgoglio. E cosa dire? Sì, è sempre un piacere tornare a Melito, sempre un piacere tornare nel paese che insomma mi ha visto crescere, mi ha visto fare le scuole elementari, scuole medie, il liceo, e quindi devo dire che per me è un grande orgoglio essere qui oggi e parlare insomma delle nuove frontiere nell'ambito delle malattie cardiovascolari e soprattutto affrontare il tema della cardiochirurgia nel terzo millennio parlando appunto delle più innovative tecniche che noi abbiamo oggi a disposizione per cercare di salvare la vita a sempre più persone, pazienti. Sicuramente è motivo di orgoglio questa sera discutere di un tema molto importante, quello della cardiochirurgia, soprattutto nel paese natio. Ecco, che emozione si prova ad essere qui questa sera? Devo dire che assolutamente è una emozione enorme, mi fa molto piacere essere qui, come ho detto prima, perché devo dire che noi siamo abituati come cardiochirurghi spesso a girare per il mondo, per l'Europa, a presentare anche a congressi importanti, visto insomma che la ricerca che facciamo è anche una ricerca che investe su vari campi anche innovativi, però essere qui questa sera, come dire, non ha prezzo, come insomma si può dire, che veramente mi riempie di orgoglio e mi rende felice insomma. Quali saranno i punti salienti che saranno poi trattati nella lettura magistrale che lei discuterà questa sera? Sì, allora, i punti salienti, partendo appunto dal titolo che già riassume abbastanza bene tutto l'argomento che verrà affrontato, il focus sono le nuove frontiere nell'ambito delle malattie cardiovascolari e come la cardiochirurgia riesce a trattare appunto queste patologie che sono sempre più gravi e sempre più mortali se si interviene con i tempi e i modi giusti. Quindi inizialmente parlerò appunto qual è l'epidemiologia delle malattie cardiovascolari, quali sono i fattori di rischio, per poi introdurre i trattamenti chirurgici che noi facciamo per poter appunto trattare al meglio questi pazienti. Sicuramente saranno messi in evidenza tutte le metodologie innovative che per trattare interventi di alta cardiochirurgia. Assolutamente sì, i nostri sono degli interventi ad alta complessità, poi noi essendo un centro di riferimento regionale, nazionale ma anche internazionale abbiamo molti pazienti che arrivano spesso in condizioni estremamente critiche, estremamente gravi. Perché? Perché non hanno trovato una soluzione in altri centri, per cui il nostro imperativo categorico è quello di cercare di offrire a chiunque una speranza, proprio per cercare di dare un sorriso a chi forse un sorriso in quel momento non può averlo. Grazie. Grazie a tutti voi. Siamo con il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri. Questa sera si parlerà di malattie cardiovascolari, un'iniziativa organizzata dalla FIDAPA. Sì, è un'altra giornata da incorniciare, basta guardare la sala che è gremita. Più che di malattie cardiovascolari, io non essendo un medico ben poco da dire, mi preme sottolineare la presenza del nostro concittadino, il dottore Tarzia, un'altra eccellenza di Melito. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie a lui, di poter, possiamo dire, lo dico con un pizzico di orgoglio anche, che finalmente a Melito si parla di eccellenze, dei nostri giovani, dei giovani che spesso sono costretti a andare via. Io un attimo fa ho parlato con la mamma, dice viene a Reggio e non viene a trovarci a casa perché il lavoro me l'ha rubato. Io gli ho detto alla mamma, capisco l'apprensione di un genitore che ha il figlio lontano, che deve essere contenta per quello che il figlio gli ha regalato,
che ha regalato, dico, alla nostra merito. Quindi oggi posso dire che sono ultra contento di questo evento, ma sono contentissimo per la formazione di un giovane melitese. Non è il solo, non dico che ce ne sono tantissimi, però Vincenzo Tarsia, Carmelo Gurnari, la dottoressa Tringali, il dottore Fazio, sono veramente dei giovani che si sono affermati, possiamo dire, nel mondo, e questo ci fa onore e rende onore a tutta Melito e all'Interland dell'area greganica. Motivo di orgoglio aver con noi uno dei talenti melitesi che sono in giro, ecco, per il mondo questa sera a parlare qui di malattie cardiovascolari. Ricordiamo che ha fatto parte, ecco, dell'equipe che ha trapiantato il cuore artificiale, e sicuramente questa sera illustrerà il suo operato, quindi è un motivo di lustro per la cittadina melitese. Senz'altro, io mi ha appena salutato il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Reggio, il dottore Veneziano, che per il vostro tramite saluto e ringrazio, che è sempre presente in queste occasioni, ha detto: ci rivediamo spesso a Melito. Io ho detto: e meno male che ci rivediamo per questi eventi e non per eventi spiacevoli. Quindi, che dire, oggi Melito gode anche di luce riflessa, gode e si illumina di un'altra eccellenza. E Melito finalmente rivive. E Melito deve rivivere. Noi come amministrazione stiamo facendo tanto, abbiamo tante difficoltà, speriamo di riuscire con l'aiuto di tutti a superarle. Siamo con il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa. Sì, buonasera, siamo per ancora una volta a Melito, ancora una volta un'iniziativa organizzata dalla FITAPA, da Giulia Careri, che ha l'obiettivo di valorizzare le eccellenze del nostro territorio. In questa occasione, così come in passato, sono eccellenze che purtroppo sono andate via dalla nostra terra, purtroppo ancora una volta si affermano fuori dai confini del nostro territorio, e questo non può che farci riflettere su qualche errore che è stato commesso e su come è possibile recuperare queste intelligenze che purtroppo non vanno via, che purtroppo vanno via da questo territorio. Ecco, è una lotta contro un esodo che forse sta acquistando caratteristiche bibliche. Tanti giovani e non solo, altri professionisti vanno fuori alla ricerca di coltivare una speranza, e ci auguriamo che ci sia un'inversione di tendenza, perché se così fosse perdiamo il patrimonio più importante di questo territorio, che sono i nostri giovani. Ma è anche motivo di piacere, di meraviglia avere con noi nella nostra terra questi talenti, soprattutto poi ritornare nel paese nativo e illustrare alla gente melitese ciò che sta facendo. Sì, naturalmente è un ritorno al passato, se così si può dire, anche alle proprie tradizioni, alle proprie radici. È un modo anche per valorizzare la famiglia, come in questo caso di Giuseppe Tarsia, che sicuramente si è molto sacrificata per fargli raggiungere questo obiettivo al figlio. Sono i valori della nostra terra e abbiamo il dovere di farli emergere in ogni occasione, e soprattutto abbiamo l'obbligo, come in questa occasione, di mettere in evidenza le nostre intelligenze, che sono tantissime. Soprattutto difendere il diritto alla salute, che è importante. Naturalmente, ci entriamo in un campo molto più articolato. Il diritto alla salute nasce tutto dalla gestione della sanità, e devo dire estremamente fallimentare, non solo in quest'ultimo periodo, ma purtroppo ormai da tanto tempo. Magari questi giovani talenti potrebbero ritornare qui. E questo è l'auspicio e la speranza. Grazie. La sua presenza, il presidente della provincia di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Raffa, che ringrazio anche per averci concesso il patrocinio. Il dottor Pasquale Veneziano, presidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria, che ci ha concesso anche il patrocinio. Il nostro sindaco, ingegner Giuseppe Meduri, che ringrazio per averci concesso il patrocinio e che a fine serata consegnerà una targa per omaggiare il dottor Vincenzo Tarsia, che ringrazio per essere qui stasera con noi. Saluto la past president della FITAPA di Reggio Calabria, nonché presidente della Disco Calabria, mia grande amica e mia maestra, e la vicepresidente della FITAPA di Reggio, Titti Strano. Quindi Franca Renatuccia e Titti Strano, accomodate. Un'altra targa, come saprete, sarà consegnata da parte della FITAPA, associazione notoriamente femminile, ad una donna medico,
dato che siamo ad un convegno medico ed in prossimità della festa della donna. La doveremo alla dottoressa Tina Caserta, dirigente medico dell'unità operativa complessa di medicina interna del nostro ospedale, per la dedizione che ha sempre dimostrato per il suo lavoro, facendone una missione di vita. Omaggiando Tina, vogliamo simbolicamente premiare tutte quelle donne medico che operando in ospedali periferici, che una volta si chiamavano zonali, ora generali, non hanno mai avuto una grande visibilità, ma che si sono sempre impegnate senza mai risparmiarsi nella loro professione. Ringrazio di cuore tutta l'amministrazione comunale che ci ha sempre supportato nei nostri eventi. Ringrazio Don Malara che è andato via, il direttore sanitario del nostro ospedale, la vicepresidente della scuola media, le insegnanti che Vincenzo ha voluto qui stasera, la famiglia Tarsia, i presidenti e membri delle altre associazioni del territorio, la stampa e tutti gli amici che hanno voluto trascorrere questo pomeriggio insieme a noi. Permettetemi infine di ringraziare il socio e il direttivo della sezione privata di merito che ho l'onore di presiedere. Siamo riuniti qui stasera per rendere omaggio ad uno dei giovani talenti che stanno facendo parlare finalmente in maniera positiva della nostra cittadina. Dopo Carmelo e Salvatore, Merito accoglie con gioia un altro dei suoi figli di cui è orgogliosa. Il cardiochirurgo Vincenzo Enzo per tutti, Tarsia. Qui per poi trasferirsi a Brescia dove si è laureato e in seguito a Padova dove si è specializzato e dove lavora tutt'oggi. Quando ho chiamato casa di Vincenzo per cercare di contattarlo mi ha risposto la madre che garbatamente mi ha ricordato di quante volte fosse andata più di 30 anni fa a casa loro a visitare soprattutto l'altro figlio più piccolo Giovanni e allora mi sono tornati in mente tanti ricordi. Ma in particolare mi è rimasta impressa l'atmosfera di grande serenità che si respirava in quella casa. Mi sono ricordata di Giovanni, che aveva continui gli episodi dispettici, e di Vincenzo, di come già allora fosse un ragazzo studioso, tranquillo, senza griglie per la testa, e che poi avevo perso di vista perché era andato, come ho detto, a frequentare l'università fuori. Poi quest'estate Enzo è apparso su tutti i giornali, perché era nell'equipe cardiochirurgica di Padova, diretta al suo primario, il professor Gino Gerosa, che ha effettuato il primo straordinario trapianto in Italia e al mondo di un mini cuore artificiale totale, Cardio West 50 cc del peso di 200 grammi, della grandezza di una piccola arancia costituito da gusci di poliuretano, in un ragazzo di 26 anni, già trapiantato all'età di 15. Ed affetto da qualche tempo da linfoma, complicanze della terapia con i farmaci immunosoppressori anti-TGF a cui si era sottoposto per anni. Ora il ragazzo sta bene, è guarito dal linfoma, il cuore artificiale infatti non necessita di farmaci anti-TGF ed è tornato a vivere. Per impiantare il cuore artificiale totale anche a soggetti giovani e donne. Ricordiamo che sempre a Padova il professore Gerosa nel 2007 aveva impiantato un cuore artificiale totale cardio US 70 cc in un paziente adulto di 54 anni che era vissuto ben 1374 giorni, un record, prima di subire un trapianto con il cuore umano nel 2011. Ed anche in quell'occasione Enzo era presente nel team che ha seguito l'intervento. Padova da sempre vanta una grande tradizione come cardiochirurgia. Infatti è stato lì che il professore Vincenzo Gallucci ha effettuato nel 1985 il primo trapianto di cuore in Italia, dopo quello storico, primo assoluto nel mondo, effettuato dal cardiochirurgo sudafricano Christian Barber nel 1967.
In Italia, con le stesse statistiche che ci sono in Europa e negli Stati Uniti, ricevono il trapianto cardiaco circa il 40% di quelli che ne avrebbero necessità, per cui spesso si deve ricorrere al cuore artificiale in supporto o in sostituzione completa del cuore malato, che viene rimosso. Il cuore artificiale, poi vi spiegherà meglio Enzo, ha un'autonomia di circa 2 anni in attesa di un trapianto con un cuore umano. Ricordiamo che la donazione è un fatto straordinario che dà continuità di vita ad un organo che è destinato a perire, ma che invece, trasferito in un'altra persona, continua a vivere ridando vita. Nei lunghi colloqui telefonici che ho avuto con Enzo per organizzare questo incontro, quello che mi ha colpito di più, oltre alla sua disponibilità, la modestia e l'amore per il suo lavoro che traspare quando ne parla, è stata la sua grande serenità, la stessa che si respirava nella sua casa più di 30 anni fa quando andava a visitare Giovanni. Vincenzo torna volentieri al merito per le feste di fine anno e in estate, perché qui ci sono i suoi affetti più cari, la famiglia e gli amici, ma soprattutto perché in fondo noi calabresi, dovunque viviamo, sia a New York come a Parigi, a Londra, in Australia, questa terra con i suoi profumi, i suoi sapori, con le sue negatività e positività, ce la portiamo sempre scolpita qui dentro nei nostri cuori. Ora do la parola al nostro sindaco che ci ha ospitato, l'ingegnere Leduri, per un saluto. Buonasera a tutti, io velocemente faccio i ringraziamenti dovuti a la dottoressa Careni che organizza in maniera egregia questi intensi momenti di emozione di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non è il primo, speriamo che non sarà l'ultimo. Enzo, questa è una delle serate da incorniciare, è la seconda. La prima è stata quella di un tuo collega che fa onore a noi, a Mendo. Io vi metto alla pari. Siete due eccellenze, ce ne stanno altre. Finalmente merito, diciamo che forse non termine giusto, non è il festeggia, riconosce quelle che sono le poche eccellenze. Finalmente a merito non si parla in negativo, se ne è parlato troppo. Oggi io mi consento di dire che merito, grazie a te e grazie ad Angelo Burrari, la dottoressa Tringali, al dottore Pazio, riesce a godere di luce riflessa. Non faccio torto a nessuno se dico questo, è solo perché voglio dare a Cesare quel che è di Cesare. Io ti ringrazio veramente di cuore, così come ringrazio gli altri giovani, perché è difficile affermarsi in questo territorio. Però consentimi di ringraziare, lo faccio con un pizzico di emozione, il dottore, io ho visto con quale emozione papà di genitori di avere quelle soddisfazioni che tu hai regalato ai tuoi genitori, e a te dico che forse hai avuto la possibilità che tanti non hanno, e questo per il vostro tramite ricordiamolo sempre ai nostri figli, loro hanno quello che forse tanti di noi non hanno avuto e non lo riconoscono. Quindi ai pochi ragazzi, ai pochi bambini e tanti giovani dico studiate. Studiate come ha fatto Enzo, come ha fatto Angelo, perché noi vi possiamo regalare la tuta, l'orologio, però non vi possiamo mai comprare quello che voi apprendete dai studi. Studiare è l'unica arma per affermarsi. Questo Enzo l'ha fatto, come dice papà, con suo papà, che è la persona sicuramente che è stata assieme alla mamma, le persone più vicine, con tanta determinazione, con tanta caparbietà, sicuro di quello che voleva. Quello che voleva, credo, Enzo è riuscito a prenderselo. E oggi lo ringrazio
come sindaco, e lo ringrazio anche come per tutta l'area, per quello che ci sta regalando e per aver portato, continuerà a farlo con diciamo l'entusiasmo di un ragazzino. Grazie Enzo, io ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa per oggi, non sono riuscito a strapparlo quel caffè a Enzo perché lui corre da una parte e io corro dall'altra, sarà per la prossima volta. Perché corre? Me lo dice mamma, dice è difficile da accettare come genitore, e lui che lavora a Padova viene a Reggio e purtroppo non può venire a casa a salutare i genitori perché deve ritornare, perché il lavoro che fa è un lavoro che gli rende onore, è un servizio, diciamo, che se non si ha nel cuore è difficile, è un mestiere che richiede tanta passione e tanto sacrificio. Io, e dirti Vincenzo, dal profondo del cuore, lo faccio prima come amico, consentimi di poterlo dire anche se ci conosciamo telefonicamente, ma come genitore grazie. Grazie perché è sempre a tutti voi, è presente nei nostri incontri. Non potrei non essere presente perché veramente mi ha preso il sindaco prima nel fare complimenti con la dottoressa Carelli perché è veramente eccezionale, è una persona che... capacità organizzativa. Però io la voglio ringraziare per un duplice motivo, perché lei in effetti ha già l'altra volta, tre mesi fa, ci ha fatto emozionare premiando del ragazzo Urno e facendoci passare quella bellissima serata. Ma stasera ha fatto ancora di più, secondo me, perché ci ha messo davanti due tipi di colleghi. Una collega, dottoressa Caserta, che è rimasta qua, che si è sacrificata, che ha fatto il suo lavoro forse nell'ombra, ma che certamente ha dato molto alla città di Mezzo, e credo che questo riconoscimento sia un riconoscimento estremamente importante, perché tante volte si parla dei colleghi che vanno a lavorare fuori, che ottengono grandi risultati fuori, ma ci si dimentica molto spesso dei tanti colleghi che invece con il dottor Stefano peraltro che hanno deciso di restare qui nella nostra terra e hanno dato molto perché hanno creato a Milico, hanno creato prima a Palermo, hanno creato a Reggio, hanno creato dappertutto, per cui veramente è un riconoscimento che bisogna dare a questi colleghi e sono contento perché la dottoressa Carelli ha deciso di fare questo. Poi i giovani. Si sta facendo conoscere dei giovani dei paesi che sono in tutta Italia e che si caratterizzano per le loro grandi capacità. E purtroppo dobbiamo fare una considerazione. Questi ragazzi perché devono andare fuori a lavorare? Soprattutto perché noi dobbiamo andarci da qua per andare a farci curare dai nostri medici in altri ospedali. Perché purtroppo, io per questo devo fare un appunto ai nostri politici, io lo faccio sempre perché è buono. Noi abbiamo qua le personalità, abbiamo le capacità, evidentemente ci mancano i mezzi. I mezzi purtroppo ci devono fornire loro, perché se non ci forniscono di attrezzature, di condizioni tali da poter operare, non possiamo farlo. Basti pensare, io ne cito una, l'altra per tenere una cosa banale, al problema della robotica, perché in tutta Italia, in tutte le regioni esistono i robot chirurgici, soltanto in Calabria non si capisce perché unica regione d'Italia non ci debba essere un robot, dove invece dovrebbero gli operatori per poterlo utilizzare. Quindi io sono felice di vedere questi ragazzi
che fanno la loro carriera, ottengono grandissimi successi in tutta Italia, quindi ci fanno onore alla nostra terra, certamente, ma veramente d'altra parte sono estremamente dispiaciuto per averli perduti, e perché purtroppo quando vedono una realtà diversa poi non pensano neanche lontanamente a ritornare a noi, e non, forse fanno bene, ma io spero che questo possa in futuro cambiare. Non dimentichiamo comunque che questi stiamo parlando dell'ultima generazione, dei trentenni, quarantenni, ma Merito è stata una cucina sempre di grandi talenti. Non dimentichiamo Luigi Familiari, tanto per dire un nome, mio fratello stesso, non dimentichiamo Pino Anastasi nel campo medico, per non parlare poi di Luigi Pedro, per non parlare di Minicucci. Merito può essere orgogliosa dei suoi figli, sia dei sessantenni che dei trentenni, direi. Cioè, dobbiamo essere orgogliosi di questa terra, che anche dico che come una mamma malata, però è una mamma che anche se malata, colpita, ha saputo generare questi ragazzi, queste persone. Quindi in fondo qualcosa di buono in questa terra c'è, io ne sono convinta. Carissimo amico, il presidente della nostra provincia, nonché medico, che come ama spesso ripetere è nato a Merito, ha fatto a Merito il tirocinio popolare ed è rimasto legatissimo alla nostra cittadina. Ringrazio Giuseppe Rappa perché è veramente un amico ed è sempre presente ed affettuoso con noi. Volevo farti un complimento, ma mi hai un po' bloccato perché sembra che ci scambiamo complimenti a vicenda, no. Però ecco, voglio veramente dare la fidata a Giulia Carelli, a tutta l'organizzazione, perché ancora una volta ci offre opportunità per riflettere e anche per interrogarci, come giustamente ha fatto il Presidente dell'Ordine, anche richiamando alle responsabilità della politica. Io dico che la politica non è tutto uguale, perché se massifichiamo non andiamo a individuare le responsabilità. Sulla sanità ci sono responsabilità precise di chi ha degli obiettivi e non ha fatto niente per poterli raggiungere. Noi quotidianamente ci impegniamo, perché altrimenti diventiamo la politica in mano di un altro. C'è una politica sana che io penso di voler rappresentare con un impegno costante sul territorio, ma dobbiamo avere la forza di andare, scusami che faccio un inciso, ma serve anche per questo confrontarsi. Ma serve anche individuare le responsabilità di chi ha fatto un piano sanitario scellerato, di chi non ha a cuore le sorti dei pazienti, di chi non mette al primo posto il diritto alla salute. Bravo. Di chi, ritornando a questo, l'opportunità che ha avuto Vincenzo di affermarsi al nord. Qua i giovani non l'avranno mai potuto perché c'è un turnover bloccato da quasi 15 anni. Ma quando fanno questi concorsi? Questi sono gli interrogativi. Allora io mi riallaccio e torno all'interno di quelli che sono il mio compito di oggi, che era portare un saluto, ma ancora una volta affermare il principio che la sanità e soprattutto i giovani del nostro territorio ancora una volta se ne vanno fuori, e questo è il male che ci portiamo dentro. Però cerchiamo di capire anche che in un settore come questo di alta specializzazione non possiamo immaginare che ci sia un centro così importante in ogni regione, perché è insostenibile sotto il profilo economico. Mi pare, penso che questo lo possiamo affermare, non penso di, diciamo, di dire cose sbagliate, ma soprattutto ecco, vorrei far emergere, parlando di te e di Tina Caserta, che è una cara amica, hai fatto bene anche in questa occasione Giulia, perché con Tina ci siamo cresciuti da vicini, da amici e da, diciamo, da colleghi. Ora però è una persona che nel silenzio ha portato avanti la sua missione in modo encomiabile. Dico, ritornando al nostro concetto, la forza che Vincenzo tu hai avuto penso sia da riscoprire in questa terra nei suoi valori, ma soprattutto nel valore della tua famiglia, perché è chiaro che una famiglia come mi riconosco anch'io, perché anche mio padre è una persona molto umile, molto, diciamo, una persona, diciamo, semplice nel suo cosa, però mi ha trasferito tanti di quei valori, di quei principi che alla fine mi hanno consentito in tutti i settori in cui mi sono cimentato di mettere al primo posto la dignità che ci siamo costruiti con tanti anni di lavoro. Quindi questo, e mi viene da pensare, c'è mia mamma, che anche tua madre ti ha mandato i pacchi della speranza piena dei nostri prodotti, eh? Era un modo per non farti sentire la lontananza sicuramente, e per farti sentire ancora più vicino alla tua famiglia, e questo secondo me ha prodotto dei risultati straordinari. Mi auguro che nella tua professione hai sempre un minimo di nostalgia
perché quella ci aiuta a non dimenticare questa terra e ci aiuta soprattutto, te ne saranno capitate tantissime, diciamo, opportunità di incontrare i nostri conterrani che vengono da te e che si trovano sbarriti in un ambiente che non è il loro. Quindi la tua disponibilità diventa ancora più importante, perché devi associare a quella professionale quella ancora più strategica di essere vicino dal punto di vista emotivo e dal punto di vista, diciamo, della condivisione di un momento di difficoltà, perché insomma da te arrivano quasi drammi umani sul quale intervenire e aver, diciamo, appreso, l'avevo anch'io letto e anch'io mi ero complimentato leggendolo, che raggiungere questo obiettivo di impiantare un cuore artificiale ci vuole un grande cuore, che è quello che tu hai e che la tua equipe ha. E l'altro elemento fondamentale che mi pare di aver capito da alcune tue considerazioni, ma anche dalla descrizione che Giulia ci ha fatto, è che tu hai un sentimento che non sempre si trova dalle nostre parti, si acquista quando si va fuori, quello della riconoscenza, perché tu non fai altro che ringraziare il tuo professore perché ti ha trasferito queste cose. La riconoscenza potrei parlare a lungo, però mi fermo solo nel dire che effettivamente sei stata una persona che sei sempre stata vicina a chi più aveva bisogno. In tante occasioni abbiamo disturbato, in qualsiasi occasione sei sempre stata pronta, puntuale e soprattutto professionale, con un grande carico di umanità che ti contraddistingue in modo ormai, penso, a 360 gradi. Tutti i colleghi che sono in sala lo possono testimoniare. Sei una bella rese, quindi anche in questa occasione sono ancora più orgoglioso, pur essendo io nato a Merito molto salvo, e quindi sai per tutti i motivi. Quindi grazie e complimenti. Ho pensato di dare un libro a Vincenzo, è gente di Calabria, lo porterai nella tua scrivania, poi se non parti presto ne manderemo uno anche al tuo professore come segno di gratitudine per quello che ha fatto per te e per tutti noi. Questo è per la Spina, grazie. Permettetemi di salutare altri grandi medici che per in sala, che hanno fatto grandi cose per il nostro ospedale, che si sono sacrificati. Il dottore Bacellieri, il dottore Visitano, il dottore Bacellieri, il dottore Bacellieri, il grandi cose per il nostro ospedale. E ora passiamo nel clou del nostro incontro. Passo la parola all'amico Elio Stelitano, che ringrazio per essere qui stasera, che introdurrà il progetto d'Arsia. Elio Stelitano è il primario del Centro per la Conferenza di Medicina Interna del nostro ospedale. Essere stasera qui in questa serata così importante, così emozionante. Saluto tutti quelli che hanno già parlato e ringrazio la FIDAPA, la persona della Presidente, la dottoressa Careri, per quello che è riuscita a organizzare stasera. È un evento, diciamo, straordinario, anche se ce ne sono stati altri altrettanto importanti, perché questo evento si racchiude, si sintetizza qualcosa di più. L'emozione che c'è è palpabile e c'è un misto di orgoglio, di soddisfazione, di una rivincita che noi ci prendiamo su tutto ciò di cui siamo stati privati, dal punto di vista, come dicevano prima, persone che occupano un ruolo istituzionale, noi siamo stati, diciamo, privati e un po' defraudati. Questa è una rivincita e consentitemi una soddisfazione enorme, perché contemporaneamente con una targa data alla dottoressa Caserta che lavora con noi, idealmente, ma anche nella sostanza, quella targa è data a tutti i medici che attualmente stanno lavorando e idealmente a tutti i medici, come diceva la dottoressa Caselli, che hanno già lavorato in questo ospedale, che l'hanno reso
grandi, che l'hanno reso importante e che hanno portato avanti una tradizione che dura da un secolo, nonostante le difficoltà, diciamo così, di tipo politico. Difficoltà che oggi vedono proprio come notizia del telegiornale di oggi la Calabria con i dati dell'Eurostat all'ultimo posto, non in Italia, in Europa. In Europa. Questa è la situazione nella quale noi attualmente operiamo e lavoriamo. Quindi questo incontro ci serve anche per capire che quando c'è la volontà da una parte, la possibilità dall'altra, come la possibilità che crea l'Università di Padova, che in Italia ha una tradizione particolare perché è la seconda università per esistenza dopo quella di Bologna, è una delle prime in Europa. Purtroppo noi in questa situazione difficilmente riusciremo a raggiungerla nei tempi brevi. Andiamo direttamente a parlare adesso della grande soddisfazione, del grande privilegio e della grande opportunità che ci dà il dottor Tarzi. Per me personalmente devo ringraziare la dottoressa Ferreira anche da questo punto di vista, è un ritornare un po' alle origini, perché io ho trascorso 10 anni a Padova nel corso di laurea e specializzazione, e qualche link con quel periodo lo rivedremo nelle diapositive. Allora, dire poi chi sia Vincenzo Tarsila è, insomma, un po' ovvio, però lo diciamo da un altro punto di vista, dal punto di vista professionale. Nasce a Milito Portosalvo il 3 settembre 76, quindi ancora deve compiere 40 anni ed ha già raggiunto, non dico il massimo, ma i vertici internazionali nell'ambito della cardiochirurgia. Si laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Brescia, e anche questo la dice lunga. Nel suo curriculum ci sono due università, diciamo così, lontane, Brescia e Padova, e questo significa che già da giovanissimo doveva andare via. Si specializza in cardiochirurgia presso l'Università di Padova e nello stesso ateneo acquisisce il titolo, se me lo scrivo, questa chiave, il titolo di dottore di ricerca in scienze mediche, cliniche e sperimentali e indirizzo scienze cardiovascolari. Ha svolto lunghi periodi di formazione all'estero, in particolare a Parigi e a Berlino, dove ha acquisito specifiche competenze chirurgiche e mediche in merito all'impianto e alla gestione dei sistemi di supporto meccanico al circolo e del cuore artificiale totale. Presso la cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova, centro di riferimento regionale e nazionale per il trattamento dell'insufficienza cardiaca avanzata, è membro dell'Optim e componente del programma trapianto di cuore, avendo ottenuto dal centro regionale trapianti della regione Veneto l'abilitazione ad eseguire l'espianto e il trapianto cardiaco. È membro del programma cardiaco alle circolatori support per i pazienti affetti da shock cardiogeno refrattario, come ad esempio nel caso dell'infarto cardiaco, secondo un modello di rete Hub and Spoke. Il programma consente di trattare tutti i pazienti con innovative tecnologie e sistemi di supporto meccanico al circolo, garantendo le medesime possibilità di trattamento a tutti. Questa è una cosa importante, perché tutti i pazienti hanno lo stesso trattamento in qualunque di questi sistemi di rete si trova. Quindi a tutti, indipendentemente dal centro cardiologico in cui sono ricoverati. Per questo è difficile che in tempi brevi, misurati nell'arco di decenni, noi possiamo raggiungere questo, perché non è soltanto la presenza di una cardiochirurgia, è la presenza di una rete che deve essere creata, e la presenza di competenze e di esperienza ci vogliono a occhio almeno 7-8-10 mesi. È responsabile del follow-up di pazienti portatori di assistenza ventricolare sinistra e di cuore artificiale totale. È corresponsabile di un progetto della Regione Veneto di telemedicina e telesupporto per i pazienti portatori dei sistemi ventricolari di assistenza. È responsabile scientifico del progetto applicazione della sanità digitale cardiologica in cardiologia, finanziata dalla Regione Veneto,
è membro e responsabile per il centro cardiochirurgico di Padova del programma della Società Europea dei Chirurghi Cardiotoraci per migliorare i risultati degli interventi cardiochirurgici, cioè addirittura una specie di sorveglianza della qualità della vita, infatti è quality program. È membro della Società Italiana di Cardiochirurgia e dal 2016 è componente del comitato di coordinamento del gruppo italiano di ricerca Outcome in Cardiochirurgia. È autore di più di 70 pubblicazioni su riviste internazionali, e questo è molto molto importante, di numerosi capitoli di libri, ed ha presentato oltre 200 ricerche in congressi nazionali ed internazionali. Quindi noi quando vediamo il trapianto vediamo la punta dell'iceberg, ma dietro questo trapianto ci sta tutta una preparazione fatta anche di ricerca, di pubblicazione e di lavoro scientifico e culturale. È chiaro che noi non possiamo parlare di tutte queste 70 pubblicazioni che ha fatto. Io ho portato una piccola parte, meno di 20, che scorreremo velocemente, sulle quali poi si soffermerà eventualmente il dottore Tarze, per dire che non solo sono lavori pubblicati su rivista con alto impact factor, ma non sono lavori soltanto di cardiochirurgia, sono lavori anche per la cardiochirurgia, ha un link con la cardiologia clinica, con le patologie, con i fattori della trombosi e della coagulazione, quindi a 360 gradi. Qua vedete il primo lavoro, cioè sono in ordine cronologico decrescente, quindi andiamo dal 2016 in poi, un lavoro del 2000, di un succore trapiantato. Poi abbiamo il caso di cui si era parlato, un trapianto durato 1374 giorni, con un cuore artificiale totale. Poi abbiamo un lavoro sulla sindrome coronarica acuta con doppia terapia e l'embolia polmonare in soggetti con questi meccanismi ventricolari di supporto. Ancora un altro lavoro del 2015 sulla JAR 2000, un lavoro sullo shock cardiogeno e i lavori sull'impianto di cui avevamo parlato prima, aveva fatto cenno anche la dottoressa Careri, del cardiovest total e cioè un meccanismo completamente totale con le due possibilità, quella da 70 e 50 cc. Ancora l'evoluzione dello JAR 2000 da un sistema di impianto tradizionale a quello molto piccolo del mini impianto, sicuramente ci aggiornerà su questi argomenti, e poi anche il rapporto che esiste tra questi supporti meccanici di assistenza ventricolare sinistra e la emorragia e la trombosi. Però si è occupato anche di aspetti strettamente da considerare al di fuori della cardiologia, se non altro perché di solito questo avviene al di fuori della cardiologia, come e il sistema cellulare, molecolare e genomico. Però l'originalità di questo lavoro, che voi vedete riquadrato in rosso, è che l'ha collegato in pazienti che erano sottoposti a un meccanismo di supporto meccanico, e quindi è uno studio molto originale secondo me da questo punto di vista. La cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, come è stato detto, è dedicata ed è stata creata da Vincenzo Bellucci, che era a Padova negli ultimi periodi della mia permanenza a Padova. Qui vedete Bellucci, Gelosa e il professor Giovanni Strick, che è il mio coetaneo, che era collega mio di corso. C'è un link che lega questi tre personaggi, e a parte quello ovvio di un presupposto cronologico, Gallucci, il padre fondatore della cardiochirurgia, Gelosa, il suo successore, e Giovanni Strelin, che è il professore di cardiochirurgia pediatrica. E tra parentesi, esiste uno strettissimo rapporto con dei lavori fatti, ma anche con delle belle storie extra, diciamo, scientifiche, tra la cardiochirurgia degli adulti, diciamo così, e la cardiochirurgia pediatrica. Pochi sanno, perché era un fatto privato, che quando il professor Bellucci purtroppo è morto in un incidente automobilistico, nella stessa automobile c'era anche il professor Giovanni
Stellina, che è stato ferito e che per fortuna si è salvato, il destino ha voluto così. Nel riguardo di questa slide voi vedete Ceres, che è il patriarca della chirurgia padovana, ma di tutto il Veneto, si può dire. E dirigeva nei tempi la clinica medica ed era un barone, un cattedrato, un accademico molto preparato e molto importante. Divideva la sua fama di chirurgo con Pezzuoli, che in quel periodo occupava la cattedra di patologia chirurgica, e poi si è spostato Pezzuoli a Milano. Sono trascorsi 52 anni da quando il 24 gennaio del 64 veniva eseguito a Padova dal professor Giuseppe Ceres il primo intervento chirurgico a cuore aperto in circolazione extracorporea di una cardiopatia congenita. Da quella data sono stati eseguiti nel centro padovano più di 40.000 interventi a cuore aperto in adulti e bambini. Se fate i calcoli, vengono fuori circa 1.000 pazienti l'anno, che ovviamente fa tradizione, fa esperienza, fa cultura, tra virgolette, medico-scientifica. Prima che un centro di cardiochirurgia possa avere 40.000 interventi, facendone 1.000 l'anno, un numero imprecisato di anni, rapportiamo alla nostra cardiochirurgia che dovranno aprire, speriamo che questo possa veramente accadere e succedere da noi, perché sarebbe rivoluzionario. In seguito al primo trapianto di cuore in Italia eseguito nell'85 dall'allora professore Vincenzo Carucci, furono eseguiti sempre a Padova anche il primo trapianto di cuore in età pediatrica in Italia nel 1988 e poi un neonato nel 1989. Quindi vedete che a distanza di pochi anni alla cardiochirurgia ha fatto seguito un'evoluzione anche nella chirurgia pediatrica. Nel frattempo è stato sviluppato un programma di correzione di tutte le cardiopatie congenite complesse, anche quelle che erano considerate inoperabili. Al centro di Padova fanno riferimento all'unità operativa di cardiochirurgia diretta da cui partire dal professor Gino Geroso e l'unità operativa di cardiochirurgia pediatrica e cardiopatie congenite diretta dal 2001 dal professor Giovanni Stellini. Le cardiochirurgie di Padova contano 13 medici esperti, 14 specialisti in formazione, 96 unità di personale infermieristico, 4 caposala, 10 tecnici specializzati, 21 ausiliari e 1 psicologo. Il centro Carucci di Padova in particolare vanta circa 1.000 interventi chirurgici all'anno, dei quali 200 pediatrici e 800 su adulti. Vediamo adesso alcuni significativi obiettivi raggiunti dalla cardiochirurgia di Padova diretta al professor Gerosa e ai quali ha partecipato direttamente il dottor Tarsi. 2007, il primo impianto di cuore artificiale totale in Italia, eseguito in un paziente di 54 anni, nel quale verrà eseguito il trapianto di cuore umano nel settembre 2011, con la più lunga sopravvivenza al mondo di cuore artificiale totale, 3 anni e 8 mesi. Nei non addetti ai lavori, forse non viene percepito bene quello che è accaduto, cioè si trapianta un cuore artificiale e dopo si fa un altro trapianto con un cuore biologico. 2012, il primo impianto al mondo con tecnica mini-invasiva di un sistema di assistenza ventricolare sinistra, lo GASP, 2013, lo sviluppo di una nuova tecnica antirigetto per produrre delle valvole cardiache completamente biocompatibili, 2015 il primo impianto in Italia e per la prima volta al mondo su giovane trapiantato di 36 anni di un mini cuore artificiale totale, che è veramente molto piccolo. Il palazzo antico del Bodo che si festeggiano le lauree dei laureati. La cardiologia di Padova e Christian Bauer è un episodio che forse pochi conoscono, perché all'inizio degli anni 70 il professore Dalla Volta, che era il maestro della cardiologia e il direttore della scuola di specializzazione figlio d'arte, perché ereditava virgolette la cattedra paterna di Alessandro, invitò a Padova e
ed erano trascorsi non più di 4-5 anni dal 1967 da Bussi Massanski, il professor Fabio, il quale tenne una lezione magistrale che ci stupì, io ho avuto la fortuna di essere presente, perché riuscì a fare capire a noi che eravamo matricole dei primi anni, ma c'era l'aula Morgagni piena di questo evento, purtroppo non resta traccia negli archivi e quindi non è facilmente rintracciabile se non nella memoria di chi è stato presente, e perché ha reso così facile e comprensivo quello che era in effetti difficile allora da capire? Perché ha adoperato dei cartoni, nel termine che abbiamo di nuovo, dei cartoni animati, degli schemi molto, molto elementari, molto semplici, che in un momento ci hanno stupito perché ci aspettavamo chissà che cosa, poi invece abbiamo apprezzato perché grazie a quella semplicità abbiamo capito di cosa si trattava. E la lungimiranza di Sergio Dalla Volta. Quando è stato fatto il primo trapianto di cuore a Padova, hanno chiesto in un'intervista poi pubblicata al professore Carducci se si sentisse il partner italiano. Carducci, da persona intelligente, da persona umile e modesta, ha detto no. Barnard e Barnard ha fatto il primo trapianto al mondo, io mi sono limitato circa 20 anni dopo a fare il trapianto in Italia, ma era grande, grandissima la sua luce. Tra Reggio Calabria e Padova, dal punto di vista universitario, medico, ci sono dei link, dei collegamenti che ancora devono essere chiariti e portati alla luce dal punto di vista di dettagli che ci sono. Che sono tanti, e poi ci sono dei link anche culturali, sociali, storici, politici, ma io voglio fare riferimento a questo che risale al 1995, quando ho avuto l'opportunità di organizzare un convegno e portare a Reggio Calabria città Sergio Dalla Volta. In quel caso ho fatto una lettura magistrale moderata dal professore Larocca. L'argomento dei meccanismi neuro-ormonali nello scompenso cardiaco dalla fisiopatologia alla clinica alla terapia. È stata un'esperienza molto bella, molto importante. Sergio Dalla Volta non veniva per la prima volta a Reggio Calabria, conosceva perfettamente la storia culturale di Reggio Calabria e delle chiese importanti, la chiesa dell'Ottimato, il pavimento, e da persone estremamente colte. Qui c'è una delle immagini di Lucara, Dalla Volta, una aula gremita, anche quella, potete vedere in primo piano un primario dell'ospedale di Milano, che era Franco, molto molto giovane. L'esperienza con Padova è continuata con Gaetano Tiene, come andavamo prima con Enzo, tutti i personaggi che lui conosce. Gaetano Tiene è venuto nel 2001 a Torino. Gaetano Tiene, un andato popolatore mondiale, di fama mondiale, ha diretto la società italiana della Radiopatologia dal punto di vista cardiologico ed è uno dei massimi esperti sulla morte cardiaca improvvisa, dove pubblicato dei saggi veramente importanti, anche dei guru. Lo vediamo senza lode in un momento di pausa, ma poi nella parte di relazione sempre in lode lui è e Vicentino, perché si moriva dal freddo in quelle circostanze, e qui ha fatto la relazione sulla morte della vita improvvisa. Un altro che conosce anche bene è il professor Andrea Rossi, che nel 93 è venuto anche a Padova e ha fatto una bellissima relazione su quella che è la sua specializzazione in geologia, e in quella circostanza abbiamo recuperato un volume che lui pensava che non fosse più in circolazione. Io ce l'ho la portata di mano, e lo sto facendo vedere, il management di un paziente arteriopatico. Lui mi ha detto: ma dove l'hai trovato? Si può anche trovare se uno vuole cercare. Questo è il famosissimo dialogo anatomico Palazzo del Po, e c'era anche la di Galileo. Allora, il titolo originario era Le nuove frontiere nel trattamento delle
malattie cardiovascolari, ma in effetti noi abbiamo ristretto questo spettro a livello di scompenso e io ho aggiunto le vecchie e le nuove frontiere. Allora, abbiamo la farmacologia solita con i 4-5 farmaci intorno ai quali poi se ne possono aggiungere tanti altri, ma non tantissimi, a secondo di quella che è la patologia del paziente, che sta sempre al centro della nostra cura, della nostra terapia, tant'è che oggi si parla di una terapia tailored, cioè tagliata e cucita su quel singolo paziente specifico, con quelle sue caratteristiche genetiche e di polimorfismo, diciamo. Poi ci sono le cellule staminali, vedete nell'immagine che è alla mia sinistra, la vostra sinistra là, le cellule staminali cardiache regionali raccolte in un grumo e poi differenziali in una cardiomiocite. Poi il trapianto cardiaco, quello tradizionale, questa è la foto di Smaciansky, quindi di Barnard, del centro della luce dall'altra parte, la resincronizzazione cardiaca con pacemaker o con pacemaker e defibrillatore ancora meglio, il cuore meccanico, che vedete gelosa, e sulla slide di sinistra vedete il cardiogramma, quello piccolino dove si tiene nel palmo della mano, il cuore artificiale totale, vedete a sinistra un cuore artificiale totale con pompa pneumatica e a destra il cardio West, quello piccolino, portatile, calibrato soprattutto per donne e bambini, e lo vedete qua nella slide di sinistra 70 cc e in quella di destra 50 cc. Questa è ormai una fotografia diventata storia. E conosciamo i primi due da sinistra fino a gelosa, l'altro ci dirà poi Enzo chi sia, perché non... qui ho riassunto tutte le parti meccaniche che sono state prese in considerazione. E allora questa è la ultima slide dopo la quale ci dovrebbero essere, se la tecnologia ci supporta, 90 secondi di un piccolo video. Sostituire gli organi guasti per ritrattare l'arresto della macchina organica proveniente il sangue, un modo vitale per eccellenza, prolungando a tal modo la vita. Sono parole di Francis Bacon del 1998. Forse era stato un grande antropofono. Vediamo se riusciamo a fare partire questo. Se sono tuttora valide oppure no. Siamo riusciti tutti? Non mi ha detto anche. Perfetto. Sta partendo. Vediamo l'audio se è a posto. Scientifico a Reggio Calabria, organizzato dall'ACOIC, Associazione Primaria Ospedaliera Internisti della Calabria. Si è parlato di meccanismi neuroormonali nello scompenso cardiaco, dalla fisiopatologia alla clinica alla terapia. Ha relazionato il professor Sergio Dalla Monta, direttore della divisione di cardiologia e direttore della scuola di specializzazione in cardiologia dell'Università di Padova. Ha moderato e introdotto il dibattito il professor Pasquale Rancara, primario della divisione di medicina degli ospedali riuniti di Reggio Calabria. L'organizzazione impeccabile è stata guidata dal dottor Elio Stilitano, referente dell'ACOIC nella provincia di Reggio Calabria e primario della divisione di medicina all'ospedale civile di Taurianova.
ma quali indicazioni e quali suggerimenti sono stati forniti nella discussione dal professor Dalla Porta per ciò che concerne la fisiopatologia, la clinica e la terapia in casi di scompensi cardiaci? Ascoltiamo. Sì, lo scompenso non è una malattia, è una serie di sintomi e segni di disturbi che compaiono nel corso di molte malattie di cuore quando sono molto gravi e il cuore, come si dice comunemente, non ce la fa. Allora, fino a circa 5-6 anni fa, la sorte di chi aveva lo scompenso era una sorte piuttosto triste. Lo scompenso è una malattia che tende ad autoaggravarsi e quindi il controllo è molto difficile. Qualche speranza in più c'è nel corso degli ultimi anni, perché ci sono delle sostanze che, bloccando, come si dice, la formazione di una sostanza speciale che si chiama angiotensina, riescono fino a 4 anni dall'inizio dell'impiego di questi medicamenti a prolungare la durata della vita ed aumentare il numero dei malati che sopravvivono. Questo non è sicuramente un risultato definitivo, vuol dire semplicemente che per la prima volta in 2000 anni di storia da Cristo in poi siamo in grado di far vivere un numero maggiore di malati e farli vivere meglio rispetto a quello che c'era solo 6 o 7 anni fa. Dire che questo rappresenti un grandissimo progresso non direi, è una delle tante piccole, penose conquiste della medicina. L'unico modo per guarire l'insufficienza cardiaca ovviamente è il trapianto di cuore, ma lei sa che in tutta l'Italia il numero dei trapiantati in 10 anni è di 1000 e un trapiantato su 4 arriva a farsi trapiantare. Poi il dottore Terza, commetteremo questa conclusione e vedremo quali sono stati i progressi negli ultimi 21 anni. Grazie.